Quante volte un problema giuridico con il vicino finisce per trasformarsi in un giudizio sulla sua persona? A chi non è capitato di qualificare scorretta una persona perché non ha adempiuto ad un obbligo che aveva assunto nei nostri confronti? Quante separazioni tra coniugi sono esasperate dall'idea che ciascun coniuge si è fatto nel tempo dei difetti della moglie, del marito, della suocera o dei cognati? Separare le persone dal problema è il primo principio della scuola di negoziazione di Harvard. Parliamone insieme. Molte delle liti che affollano i tribunali nascondono dietro alle pure questioni giuridiche i pregiudizi o le delusioni, giuste o sbagliate che siano, sulle persone coinvolte nella lite. Ma attenzione, accade spesso anche a noi, senza neppure accorgercene, di nascondere dentro la rivendicazione di un diritto il nostro bisogno di maggiore considerazione, oppure la pretesa del rispetto come persone che non ci è stata riconosciuta nelle relazioni. Chiediamo all'azione giudiziaria di ottenerci con la forza quello che non siamo riusciti a ottenere spontaneamente all'interno di una relazione. Questo dato dell'esperienza ci mostra che in un conflitto la questione sostanziale di diritto è solo uno degli aspetti. Dietro ci sono anche e soprattutto le questioni che attengono al rapporto interpersonale. Problemi di comprensione dell'altro, problemi di affermazione di se stessi o problemi di comunicazione delle proprie esigenze. Il tema della relazione con l'altro non incide solo sull'approccio alla questione sostanziale di diritto, a quanto ad esempio io considero grave la violazione del mio diritto o ritengo preponderante il mio diritto su quello altrui, ma incide tantissimo anche sul modo in cui ci si approccia al conflitto. Finisce cioè per avere conseguenze sulla procedura con cui si tutelano i diritti. Lo sanno bene gli avvocati, ai quali almeno una volta nella vita sarà capitato che un cliente pretendesse una linea dura o un profilo aggressivo nella stesura degli atti processuali o nella formulazione delle prove testimoniali. Il primo principio della scuola di Harvard suggerisce dunque di partire dal separare la persona dal problema sin dal primo approccio con il cliente, in modo da evitare che il cliente identifichi se stesso con la propria posizione sostanziale. Per una buona negoziazione, il confronto tra le parti deve essere quanto più possibile epurato dagli elementi emotivi per adottare un approccio al problema razionale. Ma attenzione, questo non significa che gli aspetti emotivi che ruotano attorno al problema non siano di grandissima importanza. Anzi, come vedremo, la mediazione dedica ampio spazio alle emozioni delle parti, cosa che invece non avviene e non può legittimamente avvenire in un processo che si svolge davanti ad un giudice. Si tratta quindi di evitare di fare una confusione di piani, di inquinare la comprensione del problema che dà origine al conflitto. Per una buona negoziazione bisogna partire separando i diritti dalle emozioni, le posizioni sostanziali dalle motivazioni soggettive che spingono al conflitto, i fatti dalle percezioni soggettive dei fatti, le azioni compiute dalle motivazioni personali che spingono all'azione. Un lavoro di questo tipo aiuta a sciogliere la rigidità iniziale della contrapposizione tra le parti in conflitto. Ma come si fa in concreto questo lavoro di discernimento? Nella prossima puntata parleremo di tre lenti di osservazione che gli autori di Harvard propongono di utilizzare per studiare ed esaminare il conflitto tra le parti. Iscriviti al canale YouTube di Altalex per rimanere aggiornato su tutti i nostri contenuti o clicca i link in descrizione per seguire le prossime puntate.